Sono i terribili avvenimenti internazionali ad esigere un approfondimento e una conoscenza di ciò che sta accadendo al popolo curdo. Vito in Serra, questo incontro è importante per due motivi. Il primo perché forse segna un punto di svolta per la vostra associazione e perché si parla a Fano di un problema mondiale. Sì, sì, questi sono i due motivi che ci hanno spinto a organizzare questa serata, ma proseguiremo con questa nuova visione. Sì, è importante come associazione aver avuto il coraggio, perché ci è costato un po', di dire guardate, ma intorno al liberamento c'è un mondo intero, non c'è semplicemente la questione tecnica o clinica di quelle cose che noi portiamo avanti con la nostra associazione che riguardano la salute mentale, il disagio, la fragilità, la psichiatria, eccetera. Liberamente è un pezzettino di questo mondo, ce ne sono tanti altri pezzettini e per questo allora vediamo cosa accade in questi altri pezzettini. Se questo pezzettino è importante intorno a noi, certo, è chiaro, ce ne rendiamo conto e lo trattiamo. Credo che la questione che è stata trattata qui questa sera è una questione importantissima, prima di tutto perché è una questione attuale e poi perché davvero noi occidentali stiamo manifestando nei riguardi di questo sforzo resistente verso questa novità dal punto di vista anche del conflitto che non si può non chiamare se non con un solo termine per quello che è barbarie. Noi occidentali stiamo vedendo che quelli che hanno in mano la situazione a resistere contro questa barbarie è il popolo curdo. E allora ecco perché abbiamo ritenuto opportuno riflettere direttamente con alcuni loro rappresentanti qui. Da adesso in poi, per tornare al primo discorso che lei ricordava, ecco, liberamente non sarà libera punto mente più, ma liberamente è intorno. Il popolo curdo è la prima barriera alla minaccia mondiale del califfato dell'ISIS che sta terrorizzando il mondo intero con la sua crudeltà e ferocia e che ha riportato indietro l'orologio al Medioevo con le sue crudeli decapitazioni. Ed è per questo che il popolo curdo, in diaspora da oltre un secolo, paga il prezzo più alto. Assessore, ospitare nel comune di Fano una rappresentanza curda ha un duplice significato, da un punto di vista istituzionale e anche da un punto di vista umano e di comunità. Beh, penso di sì, lo dicevamo nella conferenza stampa, è stata un'occasione stasera innanzitutto per conoscere il popolo curdo, un popolo perché poi questo popolo non ha uno Stato, ha un territorio, non ha uno Stato nazionale, è un popolo antichissimo, mite, colto e quindi è stato spesso equiparato al pseudonimo del terrorismo, ma sappiamo, stasera ne sappiamo un po' di più, sappiamo le ragioni storiche, un popolo cui viene negata un'identità dal 1923 per non andare a finire a tempi ancora più remoti, è un popolo che vuole autodeterminarsi nella convivenza pacifica con altri popoli. Abbiamo sentito proprio dagli interventi di stasera che non vogliono un'indipendenza, ma vogliono continuare a coabitare. Tuttavia sono bersaglio a più riprese, e questa ultima è veramente terribile, il califfato, il progetto del califfato. Stasera ospitavamo curdi siriani, perché ci sono altri paesi ovviamente che ospitano questa comunità di circa 80 milioni di persone, e quindi io credo che sia molto importante innanzitutto quello che si è cominciato qui stasera per i nostri territori. Domani questa delegazione andrà anche nelle scuole, andrà a Pesaro a parlare di quello che sta capitando a questo popolo, che sta resistendo strenuamente per non finire in un evo antico, in una deformazione del messaggio del Corano, in barbarie che insomma la civiltà, lì nasce la civiltà, in quei luoghi tra il Tigre e l'Eufrate, insomma, sembrava che avesse risolto. Quindi mi pare che stasera si sia iniziato un ragionamento da Fano. Uno potrebbe chiedersi perché da Fano, abbiamo già tanti problemi, giustamente sì, abbiamo già tanti problemi, ma questo è il problema di un progetto per l'umanità in cui ci sono anche i nostri cittadini, ovviamente lo sanno benissimo. E stasera tra l'altro si celebrava anche un altro evento, la Fano liberata, quindi per dirci che la storia, i drammi sono molto vicini anche al nostro popolo, non dobbiamo dimenticarcene, stasera ce ne siamo ricordati stando vicino agli amici del popolo curdo.
Ecco, un modello che loro hanno proposto quasi romanticamente, con una sorta non di ingenuità ma di sogno, per la nostra concezione di società forse rappresenta veramente un'utopia. Utopia, cioè loro dicono l'uomo abita il pianeta, poi sono arrivati gli stati nazionali, i confini, no? I limiti, i perimetri per cui si sono difesi, sono estesi con guerre, spargimenti di sangue. Un popolo che da 40 anni vive nel sangue e in uno stress continuo, chiaramente lancia un'idea che non è disperata, non è quella delle piccole patrie, ma è quella appunto di un mondo, come si diceva una volta, senza confini, senza limiti. È una bella idea, è sicuramente un'utopia da costruire, intanto ovviamente ci abbiamo delle cose di grande emergenzialità che sono difenderli e far sì che la comunità internazionale si faccia carico prima con la politica piuttosto che con le bombe, ma se necessario con la resistenza attiva, per difendere milioni di donne, bambini e uomini. Peshmerga e l'Unione delle Donne Curde con armi leggere combattono a Kobane una guerra impari contro gas e bombardamenti aerei. Allora, iniziamo dal principio. Perché l'ISIS ce l'ha così tanto col popolo curdo? In realtà ISIS non ce l'ha con il popolo curdo. ISIS è... noi chiamiamo così, è un giocattolo stato fatto, fondato, come tanti anni fa. Al-Qaeda, adesso cambiato nome, è diventata ISIS, non ce l'ha solo con il popolo turco, perché ISIS viene appagata dai paesi, diciamo, più fascisti, quelli che hanno interessi nel Mesopotamia, quindi vengono pagati per avere questa zona, perché dopo, se anche ISIS in caso mai avrà questo territorio, non è che verrà gestito dall'ISIS, verrà gestito dall'America, verrà gestito da Turchia, verrà gestito dall'Iran, tutti questi paesi. Quindi ISIS non ce l'ha con il popolo curdo, ISIS c'è proprio tutti i popoli che vivono nel territorio di Mesopotamia, perché stanno facendo un massacro sotto nome di islamico. In realtà non c'entrano nulla con Islam. Poi ci sono stati casi proprio dove i nostri compagni di YPG, Unità Difesa della Donna, e YPG, Unità Difesa del Popolo, che hanno arrestato questi membri dell'ISIS, dove hanno trovato nella tasca un liquido quasi verde che si drogano queste persone. Allora viene chiesta dove trovano questa droga? E la seconda cosa, dove arriva tutte queste armi? Hanno lanciato anche un'arma chimica che dopo uscita, che hanno preso dal Turchia. Quindi ISIS non ce l'ha con il popolo turco, curdo. Il popolo Mesopotamia, anche tutti i popoli Mesopotamia, come passa anche da Bibbia, fiume Tigri e Eufrate, dove parlano del paradiso. Quindi per avere quel paradiso dovevano avere i diavoli che combatteranno contro il paradiso. Il problema è quello. Ecco, voi anche come donne opponete una resistenza armata, perché si sfrutta anche, no, l'ideologia che se vengono uccisi guerriglieri dell'ISIS da una donna non hanno il paradiso, e quindi anche in questo caso però siete un po' sfruttate da questo meccanismo, se vogliamo. Soprattutto voglio specificare, non sono guerriglieri, sono, come posso dire, sono macellai. Macellai di questi ISIS hanno una mentalità che dicono quando moriranno andranno in paradiso, perché stanno combattendo per religione di Islam, chiamano jihad. Perciò se uno di loro verrà ucciso da una donna non andrà in paradiso. Quindi per noi è una ben strategia, anche una guerra psicologicamente. E poi c'è Hassan Sabah, è un scrittore di libro, Torre del Alamut,
dove racconta proprio che Hassan Sabah crea un paradiso nella sua mente, un giardino che si chiama paradiso, dove si trovano le vergini. I militari di Hassan Sabah combattono per Hassan Sabah, poi quando dormono vengono drogati, con un ascensore vengono scesi questo giardino. Quando svegliano dicono siamo scesi nel paradiso. Quindi è sì, è stessa cosa. Ad esempio ci sono stati casi di nuovo, questi di ISIS sono venuti arrestati, hanno pregati i nostri compagni, uccidetemi, uccidetemi voi maschi, perché? Perché voglio andare in paradiso. Poi queste persone sono davvero drogati, sono il fondo biologicamente sono umani, quando vedi biologicamente sono umani, però pensiamo che un giocattolo che porta nella tasca i cucchiai e la chiave aprirà la porta di paradiso e i cucchiai gli servirà per mangiare con Muhammad. Questo è. Adesso in questo momento qual è la condizione che sta vivendo il vostro popolo, e ci avete anche prospettato un futuro che per noi è un'ideologia bellissima, che però nella nostra vita non riusciamo a praticare. Voi invece avete questo sogno, avete questo ideale di società, di mondo? Noi come popolo curdo siamo vissuto sempre, abbiamo... ha avuto sempre questi contatti con la società e la comunità. Io non ho stato mai figlia di mia famiglia, ero figlia di quartiera, come tutti gli altri bambini erano figli di quartiera. Quindi questa cultura a fondo avevamo già. Poi grazie a Pekè che proprio ha dato la mentalità di vivere in comune. Prima rivoluzione di comune, vivere in comune, è stata fatta nei prigioni. Per i giovani Turchia avete sentito tante volte come sono fatti, perché nelle prigioni di Turchia vivere in comune era vietato. E primi membri di PKK, fondatrici del PKK, quando erano in prigione hanno proprio combattuto contro questo mentalità di vita individuo nel prigione. Quindi noi chiamiamo primo rivoluzione, è stata fatta nei prigionieri del Turchia, e con le fondatrici e fondatrice del PKK hanno avuto questa opportunità di vivere, mantenersi con la comunità. Quindi come che per noi era una cultura, siamo vissuti sempre così, se anche eravamo controllati sotto controllo dei governi fascisti, siamo sempre stati sotto opportunità dei governi fascisti, però da nascosto, da dentro di sé, vivevamo sempre così. Quindi a praticare, a favorare questo sistema non è stata tanto difficile da praticare. È stato difficile il punto di come dice anche lei, al resto del mondo, perché non conviene al mondo il sistema capitalismo modernata, non vorrà che nel qualche parte del mondo c'è un sistema senza Stato-Nazione, quindi questo non conviene. Io chiamo il nostro peccato anche a chiedere confederalismo democratico, perché è molto più facile avere un Stato indipendente invece del confederalismo democratico, però noi non vorremmo diventare come i governi, perché sappiamo benissimo le legislative e le giustizie sono favoriti sempre per il governo, non per il popolo. Però nel confederalismo democratico le giustizie verrà favorita per popolo, perciò fino all'ultimo goccio del nostro sangue combatteremo per questo sistema. Noi non vogliamo uno Stato indipendente, se anche ci offrono proprio, noi non vorremmo.